Ciao a tutti! Come sapete, oggi si chiude il ciclo di 12 albi di Dylan Dog, però questo mese un altro personaggio della SBE inizia il suo ciclo di miniserie interna. Sto parlando di zio Nathan Never, con il suo intrigo internazionale, vedete, 1 di 9. Eccolo qui, siamo arrivati al numero 343. Nathan è un po' un amore-odio per me. È un amore come personaggio, e ho dei ricordi personali legati a Nathan Never, eccetera, per la quale mi fa sempre piacere vederlo in edicola, però non sempre decido di comprarlo, anzi onestamente da un po' latito anch'io. Però, complice la magnifica copertina di Giardo, complice questa cosa un po' particolare, ho deciso che voglio provare a tornare sull'astronave di Nathan Never e vedere se mi porta ancora tra le stelle oppure se facciamo stile complottisti, lo sbarco registrato nello studio sottoscala di Kubrick. Vediamo un po' quale delle due cose sarà. Intanto, Nathan Never, ostaggi, intrigo internazionale, parte 1 di 9. Prezzo di copertina 3,90€. Come al solito, super mega lusso la copertina lucida di Nathan Never, che è sempre di quelle cose che mi mette sempre piacere, devo essere sincero. Il tempo sembra non passare mai, la copertina è magnifica. Copertina è magnifica, ti invoglia solo quella. Sergio Giardo è uno dei copertinisti più fighi che abbia la Bonelli. E il suo Nathan Never è inquietante. Poi questa copertina è proprio bella da vedere. Spezza molto il Nathan Never fantascientifico, devo essere sincero. Questa è proprio una Blade Runnerata di quelle fatte bene. Poi che bello con questa specie di bianco e nero in copertina con solo un po' di rosso. Cioè, bella, una copertina quasi anomala per Nathan Never, ma mi piace tantissimo. In più, devo essere sincero, penso che cambierà qualcosa anche nel logo, credo, più avanti, perché comunque vedo già che c'è questa specie di strappo che è presente anche nell'anteprima del prossimo numero, quindi sicuramente qualcosina cambierà. Comunque, copertina di Giardo, figata, paurosa. Bella davvero, comunque, veramente, la mettete qua, è figa davvero. Entriamo un po' più nel vivo. Beh, ostaggi con il suo bel frontespizio. Abbiamo il solito, il vecchio Alphacom, eccolo qui, di Luca Del Savio, che ci parla un po' di cose varie, anche del team up che ci sarà in futuro tra la Justice League e Nathan Never, immagino, ripeto, l'agenzia Alpha, e nessuno mi toglie veramente un bel battibeccone di quelli fatti bene tra Lex e Wonder Woman, e lì tifo Lex tutta la vita, dagliene giù tante che la metà basta, scusate, fanboismo puro questo. E vabbè, abbiamo poi ecco una cosa particolare, Beppi Vigna, che ci scrive un piccolo articoletto qua sotto dedicato a questa nuova saga, a questi nuovi contenuti, sperimentale, insomma, termini abbastanza forti per Nathan Never. Vero che Nathan Never è un personaggio che negli anni non si è mai troppo seduto, comunque è partito in un modo, è andato avanti, ha cambiato anche look per certi versi in alcuni momenti, è stato più fantascienza, è stato più asimoviana, più Blade Runneriana, poi è diventato giallo, space opera in un certo senso, è autore del trittico dei giganti più bello in assoluto di tutta la storia della Bonelli, cioè i primi tre giganti di Nathan Never sono un must have totale, che quelli proprio sono imprescindibili, anche se voi avete letto Tex solo fino all'altro ieri, va bene, ma comprateli, must have totale quei primi tre. Comunque è un personaggio che si è comunque ricreato, rigenerato, insomma, qui è un nuovo starting point, anche perché comunque Nathan Never ha un bagaglio di storico, il suo mondo non indifferente. Nathan sulla continuity ci ha sempre giocato molto molto bene, prendete appunti, molto molto bene. Quindi con questo piccolo spazzettino, Beppi Vigna, uno dei tre creatori, ci dice espressamente che il nostro amico Nathan sta per ripartire, rientrare nel rimettersi in gioco, anche con accenni di politica, eccetera, quindi una cosa molto particolare. Veniamo però al concreto. Il concreto sono i disegni di Francesco Mortarino, che sì e no, luci e ombre. Un po' squadratella la nostra Elania, scusate. Nathan Never qui a volte non è propriamente bellissimo da vedere, cerco di farvi vedere un po' tutto. Alcuni disegni sono zoppicantini in alcuni punti,
voglio farvi vedere alcuni tocchi veramente brutti, tipo la colazione e queste facce così, ma penso che il top di gamma del momento brutto di disegno sia con l'ex, che è questo. Scusate, questo faccia a faccia tra Mari e l'ex veramente sembrano, se poi guarda, scusate, ma questo brutta proprio male. Cioè, penso che Mari non dovesse essere così brutta, così mascolina. Sembra Twiggy Ramirez di Marilyn Manson con i capelli corti, cioè, non si può guardare proprio. Il resto, bene o male, c'è, solo che tende molto a squadrare i personaggi. Se guardate, ovviamente mentoni, boh, non lo so. È uno stile di disegno che probabilmente non capisco io, o forse andava smussato ancora un pelino. Personalmente non ho nulla contro Francesco Mortarino, però non credo che il suo tratto sia propriamente quello più adatto per far debuttare una cosa così importante. Io avrei preso un disegnatore storico di Nathan Never per partire qui, un Casini, non so, addirittura un De Angelis se avesse avuto tempo, non lo so, ce n'è qua, addirittura un ritorno di Mari, giusto per comunque far partire con un qualcosa di storico. Ripeto, io Nathan Never non lo leggo da molto tempo, magari Francesco Mortarino in realtà è la nuova colonna portante, non lo so, ma a me come nome non suona, magari è ignoranza mia. Però qui onestamente vedo alcuni volti fatti veramente bene, Nathan Never che no, non mi piace, molto squadrato, mentre per quanto riguarda la tecnologia e tutto è veramente bello, cioè è fatto bene, cioè lo leggi, ti passa e tutto, però alcuni volti non sono secondo me così incisivi e sono troppo plasticoni, non so come spiegarlo. Magari un po' più di morbidezza, ecco. Per il resto direi che l'espressività non manca per ovvi motivi. E promosso, diciamo che promosso con riserva, anche se non è il disegnatore che mi sarei aspettato di trovare su un albo così importante. Promosso con riserva. Vediamo all'albo vero e proprio. L'albo vero e proprio è di Michele Medda, uno dei tre papà di Nathan Never. Michele Medda spara una cartuccia abbastanza standard per certi versi per Nathan Never, cioè un rapimento, ci sono gli ostaggi e Nathan si trova suo malgrado a essere colui che dovrà mantenere le trattative. Ovviamente si tratta di un paese molto ostile e dei terroristi che non sono proprio morbidi. Anche Lex si troverà coinvolta. E l'incipit al momento non è così strabiliante, cioè è scritto bene, perché è ben scritto, ma non ci vedo nulla di così eclatante, nulla di così nuovo. Certo, è interessante perché è veramente un incipit, sicuramente ci sarà ben altro, questa cosa degli ostaggi non sarà tirata in lunghissimo. Per inciso, le ultime tavole con Elania sono qualcosa di molto suggestivo e chissà cosa ci stanno sussurrando. È giocato molto sui sentimenti questo Nathan Never, su Nathan che si trova da uomo d'azione a pacificatore. Nathan è molto, per certi versi, Nathan Never è quasi un po', non invecchiato, però ha rallentato i ritmi. Sì, può fare l'azione solitaria da comando, ma può essere anche un pacificatore alla Jean-Luc Picard. Ecco, qui è più la seconda. Nathan si trova costretto a fare una guerra psicologica tra un qualcosa di poco chiaro e ostile, perché si vede che è ostile il paese in cui si trova, molto medio orientale, devo essere sincero, e i terroristi. Quindi Med è bravissimo a impostare questo genere di storia. Per il resto scorre via abbastanza liscia, diciamo che non è quel pugno da minchia, Nathan Never è totalmente cambiato, no. Sono piccoli tasselli in una storia tutto sommato abbastanza canonica, che in realtà non è che ci trovo stravolgimenti globali, però con un Nathan meno uomo d'azione, più coinvolto nel momento di pacificazione. Ecco, mi piace. Come inizio, diciamo che non c'è male, non è un graffio, un pugno sui denti, un lanciare razzi nello spazio. Ma è un prendiamo passo passo coscienza di qualcosa che sta cambiando. Quindi questo Nathan Never pian pianino sta cambiando. Io l'ho trovato interessante. L'ho trovato un buon incipit. Nulla di mai visto prima, ripeto, non troverete sconvolgimenti epocali. Troverete un qualcosa che si sta formando. Troverete un sottobosco di doppio gioco, detto non detto,
intrighi, soprattutto nelle ultime fasi di questo album, sentimenti misti a reazioni. Lex su tutti, molto molto bello il come viene utilizzato Lex qui. Insomma, c'è carne al fuoco, nulla di stravolgente, gattopardeggiante, diciamo, cambiare tutto per non cambiare niente, ma con un bel retrogusto di vi stiamo raccontando qualcosa. Quindi, secondo me, complice un po' la bella copertina, l'incipit, l'idea di essere comunque una saga in 9 parti, quindi tanto c'è ancora da dire, vi chiedo di provare a dargli una possibilità, di provare a ricavalcare un po' le astronavi, provare a ricavalcare un po' il mondo di Nathan Never, che ha come data di pubblicazione 19 dicembre, mi ero dimenticato di dirvelo, quindi siamo arrivati un po' lunghi anche qui, però secondo me di carne al fuoco ce n'è. Poi magari, ripeto, diventerà una bella saga fino a se stessa, non lo so, non lo posso sapere, però sicuramente lo voglio sapere, lo voglio scoprire. Perciò io, probabilmente per i prossimi 9 mesi, anzi 8 con questo, farò un po' l'angolino di Nathan Never. Spero che questo saltino nel futuro vi possa piacere, e sì, decisamente sì. Dategli un'opportunità, perché secondo me potrebbe stupirvi in positivo. Ripeto, non so dove si andrà a parare. Al momento i presupposti sono classici ma molto molto buoni. Quindi, promosso. Fatevi un saltino in edicola, dai. Ciao!